Un bel applauso per Leonard Bundu e per tutto il Palazzo dello Sport di Firenze, che ha dato poco fa prova di grandissima civiltà con l'applauso continuo alla Marsigliese. Bene, sono momenti importanti, soprattutto perché da uno sport come il pugilato, che è sempre nell'occhio del ciclone, portatoci per i capelli. Occorre ricordare, lo ricordava anche il collega Giuliano Rando, è un mese che si parla di due delinquenti, presunti stupatori, lì al parco della Caffarella a Roma. E la faccia da pugile, per quale motivo faccia da pugile? Pugile, pugile qua, pugile là, insomma, sì. non è un bella, una bella, non è pubblicità, non è, una, lo sento, non è un bel servizio per il pugilato, perché non se lo merita il pugilato. Mi si accappona la pelle, perché non vedo non come si possa prendere ad esempio di un delinquente soltanto il pugilato, il pugile, perché ha il naso schiacciato. Poi, no, ma neanche schiacciato, poi ma il naso neanche. Appena deviato, poi sì. Non... Mi sembra una facilità con la quale si bollano alcune attività un po' troppo semplicistica e superficiale. Abbiamo detto, perché è giusto doverlo dire. E siamo alla prima delle 12 riprese, pantaloncini neri per ambedue i pugili, questa è una pecca organizzativa grave, perché in caso di titolo vacanti si va al sorteggio, se non si vuole favorire il padrone di casa, in questo caso Leonard Bundu. Comunque sono tutti e due mancini, per cui tutte e due di carnagione non chiarissima. Bundu è quello che sta attaccando con maggior veemenza in questo inizio di round, di prima ripresa. Lo si nota più basso di statura. Scarpe grigie. Uguali anche quelle, scarpe grigie. Rosso, giallo, rosso, sì, grigio. Diciamo nere. Scarpe grigie per Bundu, sì. Più nere, intanto le scarpe anche non si vedono. Sono inconfondibili. Capelli, ecco Bundu attacco in questo momento, ancora Bundu scatenato in queste primissime fasi. Occorre dire che il nostro pugile, i suoi incontri più ben limite li ha vinti tutti nelle primissime riprese, due volte alla prima, una alla terza, una alla quarta, insomma è uno che se scarica, scarica subito. E questa sera lo stesso sta cercando di concludere un match, perché essere partiti così a tambur battente il primo round significa proprio che va a cercare la soluzione del combattimento. Ortà però è un diesel, è una pugile che ha questo braccia lunghe, assomiglia un pochino a Stefano Zoff come fisico, sì. Braccia lunghe, a busto abbastanza ridotto rispetto alle gambe. Ancora Bundu tenta di scardinare la strettissima guardia del francese. Montante destro di Bundu segna. Sì, è arrivato a segno proprio tra i guantoni, sì, una difesa stretta, sì, ma che comunque è passato, sì, tra i molto, guantoni dell'avversario. Molto bravo Bundu, gancio sinistro poi di Ortà, non forte ma in certa precisione. Ma non lo vedo assolutamente disunirsi Ortà, anche dietro dopo quegli attacchi che Bundu lì... Le porta con una certa anche potenza, perché diciamo che 1-2 di Bundu segna. Questa volta un colpo l'ha sentito Ortà, si è appoggiato alle corde, ha recuperato in tutti i casi prontissimamente i colpi abbastanza incisivi, devo dire, questi ultimi da parte del nostro pugile. Ormai Ortà ha capito qual è la tattica di Bundu e direi che riesce sinistro anche... di Ortà improvviso, cambia guardia Bundu, a difendersi bene da quegli, certo, attacchi. E comunque lui tenterà, io credo, di tenere lontano il nostro pugile con il suo jab sul destro e poi con questo sinistro che parte da metà strada, parte il sinistro, però lì nonostante non parte da molto lontano il colpo di Ortà, che ora deve incassare un'altra serie di Bundu, molto dinamico, esplosivo Bundu. Ortà potrebbe cadere in uno di quei colpi che Bundu porta uno dietro all'altro e che potrebbe arrivare uno a segno, perché i colpi di Bundu quasi sempre sono arrivati parzialmente al bersaglio passando attraverso i guantoni. Sentiamo l'angolo di Bundu. Aspettiamo. Pronti, arrivi. Tra i bocchi. Non intendiamo, non intendiamo. No problema. No, no. Ah, è
ecco l'atteggiamento dell'arbitro, ho detto c'è un taglio, c'è un piccolo taglio ed è stato un colpo, ha specificato anche i giudici che non è un colpo scorretto ma è soltanto il frutto degli scambi. Un leggero taglio, io non me ne sono neanche accorto. No, evidentemente non era ancora sanguinante, evidentemente adesso è incominciato. Ah sì, si vede effettivamente. C'è un leggero segno, ma appena appena, sì. Un momentino, ancora. Alla parte destra. Sì. Ce l'ha, c'ha qualche cosina. Sai cos'è? Quel sinistro corto arrivato a segno improvviso con queste. Con questi colpi, ecco, ancora lo ripeto. Parte da lontano, ma non è facile evidentemente leggere il pugilato di Ortà, un pugile che ho già definito tignoso e si sta dimostrando tale, perché è un pugilato magari non bello, però un pugilato che si è adatta male alla tattica appunto, di Bundu. Certo, però è un pugile che è difficilissimo decifrare. E poi anche un altro fatto che incassa dei colpi anche al corpo di tanto, sì, che sono di una certa potenza, ma che evidentemente lui è preparato ad incassare. Occorre dire che lui ha perso sei incontri ma non ha mai messo il ginocchio giù, per cui è tutto dire questo. Ha perso il titolo francese dopo una battaglia con Louis Mimoun, un mestierante del quadrato, 50 incontri al suo attivo, più della metà vinti. C'è questo taglio, sì, però sì, sta sanguinando, non riesco a vedere dov'è, poi Dario Barone ci farà vedere magari meglio da vicino nel corso, sì, del prossimo. Il destro di Bundu segno alla fine proprio del sopracciglio, il bellissimo, ecco, segno di incontro, questi sono i colpi che devono bellissimo, arrivare, bellissimo colpo di incontro, il sinistro che ha preso sul tempo Ortà, che poi tenta di ripassi, è che tiene basso il destro Bundu, naturalmente essendo mancino. C'è un passaggio sulla sua parte destra per il sinistro di Ortà. Insiste però con il suo jab Ortà, che serve comunque a tenere a distanza il nostro pugile. E poi prepara la strada a quel sinistro che è insidiosissimo al di là del taglio. E quel sorrisino anche di Ortà che non prende nulla di buono, ma, cioè una serenità, una tranquillità. Sì, ma quello penso sia una smorfia del nostro, ti ricordi il nostro Ciaramitaro, sembrava sempre che ridesse, invece era proprio la sua smorfia, però, il taglio del mondo. Ma non è bello quando porti dei colpi a uno che poi lo guardi e sì, ma molto, è molto sereno più che altro, Ortà. Sì. Attentissimo, vedi, attentissimo. L'occhio vivissimo. Estremamente sereno e poi con queste braccia lunghe riesce a tenere lontano appunto, che va a ridosso dell'avversario, 1-2, dopo un destro ai fianchi terrificante da parte di Bundu. Una guardia strettissima del pugile francese, strettissima. Però gli è arrivato un destro ai fianchi potentissimo, non ha fatto una grinza, strano però. L'ho osservato anche prima questo. Sì. Pugile ben preparato. 1-2 in uscita dal corpo a corpo di Ortà a segno. Non forti ma precisi. Sono dispiaciuto, ma devo dire che questa sera Bundu dovrà guadagnarsela. Impresa comunque per il nostro pugile. Ora Barone, riusciamo forse a inserirci con la telecamera per vedere il taglio di Bundu, mentre sentiamo l'angolo intanto. C'è lì la vasellina. Sì. Mettitelo qua te. No. Questa è la voi.